buongiorno a tutti, intanto benvenuti, grazie per essere qua. È la presentazione, l'occasione per presentare l'ultimo acquisto del mercato di gennaio dello Spezia, cioè Niccolò Giannetti. In realtà è una presentazione superflua, mi permetto di dire, per certi versi, perché Niccolò lo conoscete perfettamente, è già stato un giocatore dello Spezia, un importante giocatore dello Spezia, e quindi avete potuto apprezzare tutte le sue qualità di giocatore e di uomo negli anni passati. Poi ha avuto giustamente il premio per quello che sono le sue capacità, andando a giocare in una squadra importante, vincendo un campionato di Serie B col Cagliari, dando un contributo fondamentale, giocando in Serie A, è un giocatore da Serie A, e per noi è motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione che sia con noi per accompagnarci in questa avventura, che speriamo sia un'avventura estremamente positiva e felice per tutti. Io colgo l'occasione per ringraziare Niccolò, perché aveva tante possibilità, e il fatto che sia venuto a Spezia per noi è motivo sicuramente di grande soddisfazione, forse anche un riconoscimento per la società, per i valori della società da tutti i punti di vista. Voglio ringraziare in maniera particolare il Cagliari, perché nella persona di Tommaso Giulini, che è un grande presidente ed è un amico, e quindi questo, e nella persona del direttore Capozzucca, perché hanno consentito a noi, pur anche lì avendo probabilmente anche altre possibilità date da offerte, da interessi di altre società, di avere con noi Niccolò. E questa dimostrazione, forse, che lo Spezia, credo che sia un riconoscimento anche alla dirigenza da questo punto di vista, alla capacità dei nostri dirigenti sportivi, che lo Spezia ha la serietà, un riconoscimento della serietà e di quello che è la considerazione che la società Spezia ha nel mondo del calcio, anche da parte di società ben più blasonate e importanti come il Cagliari. Io saluto, ne approfitto per salutare, non ho avuto fatto il tempo a farlo fisicamente perché ero via, ero in giro per l'Italia tra impegni vari, Alessandro De Iola, che è un ragazzo a cui auguro, uno splendido ragazzo che ha dato un contributo importante a noi anche in momenti di difficoltà che abbiamo avuto in questo periodo, in questa prima parte del campionato, anche in virtù a volte di infortuni, assenze. Lui è sempre stato, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato un contributo fondamentale a livello sia tecnico che caratteriale. È un ragazzo di grandissima prospettiva a cui auguro un grande futuro, che sicuramente lo avrà, e lo ringrazio per il contributo che ha dato. Io credo che prima di dare la parola al direttore sportivo e poi a Niccolò, che insomma, è sicuramente il protagonista di questa presentazione, voglio esprimere la soddisfazione per quello che è stato, credo, l'operato del direttore sportivo, quindi della società da questo punto di vista. Lui è chiaramente, sicuramente, in sintonia con il mister, per quello che è stata la campagna, come si dice, trasferimenti, o comunque il mercato di gennaio. Credo che siano arrivati tre ragazzi di grande qualità, tre giocatori di grande qualità. Lui è la ciliegina, come si dice, da questo punto di vista, ma di un mercato sicuramente, anche se il termine non è bello, insomma, diciamo, di una campagna di rafforzamento della squadra, che sicuramente è stata una campagna mirata, ma su giocatori che hanno portato qualità. Ringrazio anche tutti i ragazzi, ne approfitto di questa occasione, perché anche se non è proprio, ringrazio i ragazzi che sono andati via, tutti, oltre a De Iola chiaramente, alcuni sono andati via temporaneamente, altri sono andati via in maniera definitiva, ma li ringrazio perché credo che tutti i giocatori che hanno fatto parte anche per un periodo breve di questa squadra abbiano dato il cuore per questa squadra e abbiano onorato la maglia. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi: Cisotti, Galli e poi gli altri, De Iola già detto, Tamas. E Tamas, per una carriera luminosa. Iuri è in prestito, quindi sicuramente a giugno torna da noi, quindi spero che faccia bene e glielo auguro con tutto il cuore. Niccolò, sapete che è un giocatore che può spostare gli equilibri in Serie B, noi ce lo auguriamo, lo ha già dimostrato su questo al picco, e anche, cioè, non solo al picco, anche in altri, su altri campi, quanto sia il suo valore. E mi permetto di dire che è una mia
è una mia debolezza da anni, perché quando venne nel gennaio di tre anni fa, vero, mi scrivo, gennaio 2013, sì. Era un mio pallino già allora, ma perché lui ci aveva fatto penare sia quando era col Sud Tirol che quando era col Cittadella, ci aveva anche un po' punito quando era, no? Qua al Picco me lo ricordo, perché col Siena abbiamo giocato a Siena, se non sbaglio, invece qui sì, al Picco me lo ricordo che ci aveva fatto un po' penare per dirla così, sia qua. Quindi è un ragazzo che sa, di cui non credo sia necessario ricordare le qualità tecniche e le qualità umane. E siamo felici, ci accompagnerà questi 6 mesi, poi chiaramente voglio dire, vedremo, noi ci auguriamo che siano 6 mesi estremamente positivi per lui, e che significherebbe anche estremamente positivi per noi. Grazie Niccolò e grazie a voi, io darei la parola al direttore sportivo Pietro. Buongiorno a tutti. È ovvio che a questo punto io non peraltro passerei subito la palla a Niccolò per questo momento qui, ma poi magari va a fare anche l'allenamento. Poi se avete piacere magari dopo ci fermiamo 5 minuti e parliamo, se avete domande da farmi sul post mercato sono a vostra completa disposizione. Prima, scusate, volevo dire una cosa soltanto, perché sottolineare la capacità dei dirigenti è indubbia, la disponibilità della proprietà è ancora una volta dimostrata, la disponibilità e l'attaccamento di questa squadra è ancora dimostrata ancora una volta con le operazioni che sono state fatte a gennaio, perché sono operazioni importanti da tutti i punti di vista, e quindi questa è la dimostrazione, se mai ce ne fossero stato bisogno, e quindi che serva anche forse un po' a fugare qualche dubbio che qualcuno ha voluto magari adombrare negli ultimi tempi, della passione, della disponibilità che la proprietà ha nei confronti dello Spezia. Scusate l'inciso, ma credo che fosse doveroso, vista anche qualche discorso magari che ogni tanto si ripropone. Ci sta. Niccolò. Quindi io passo a Niccolò e poi insomma ci si vede dopo. Innanzitutto buongiorno, io posso solo che ringraziare ovviamente il presidente e il direttore per l'enorme fiducia che hanno riposto su di me, e mi hanno fatto sentire veramente in questi ultimi giorni di mercato un giocatore importante, e soprattutto per me in questo momento era appunto importante sentire intorno a me che c'era ancora fiducia, perché sono reduce insomma da 6 mesi in cui il campo l'ho visto poco, e diciamo un giocatore, poi soprattutto un attaccante, ha bisogno di ritrovare quelle sensazioni che poi ovviamente solo il campo e la partita e il gol ti possono dare. E quindi la mia decisione di tornare qui insomma a fare questi 6 mesi, questa seconda parte di stagione, è dovuta soprattutto appunto all'enorme stima e all'enorme fiducia che mi hanno dimostrato, che mi ha dimostrato la società nel volermi così fortemente e nel farmi sentire importante, e nel farmi appunto entrare in questo progetto che stanno sviluppando. Io cercherò di parlare il meno possibile e cercare di far parlare il campo, perché ho un'enorme voglia di rimettermi in gioco, di appunto di ritrovare quelle sensazioni che in questi 6 mesi insomma avevo un po' perso. E niente, spero di dare una grossa mano. Io il mio contributo spero di poterlo mettere la domenica, ma so che durante la settimana e anche nello spogliatoio non mancherà il mio impegno, il sudore, e insomma in questi 6 mesi tutte le mie energie saranno indirizzate per il bene di questa maglia, e basta, ecco. Il primo impatto con il nuovo mister, vi siete visti brevemente, immagino, insomma, visto che sei qua da poche ore, cosa vi siete detti? Sì, il mister l'ho conosciuto personalmente ieri e chiaramente mi ha fatto subito una buona impressione, si vede che è un gran lavoratore, un gran motivatore, e niente, spero appunto adesso di mettermi sotto a lavorare e di dare una grossa mano a questa squadra. Il fatto che si
si dice sempre quando non si gioca tanto l'allenatore non vi vede, insomma qual è il problema poi a Cagliari, tra i giocatori che il mister vedeva di più? Sì, chiaramente poi è tutto un insieme di circostanze. E il Cagliari quest'anno ha una rosa importante e appunto un reparto offensivo che insomma vanta di giocatori di categoria. E io da parte mia era diciamo il primo vero campionato di Serie A e non ho avuto moltissime occasioni e magari in quelle che ho avuto ho messo anche del mio a non farmi vedere come avrei voluto, però non mi guardo indietro, insomma, sono comunque state 6 mesi di esperienza, mi porto dietro questo bagaglio di esperienza e poi vediamo, spero in futuro di essere ancora più pronto. Dal punto di vista fisico, però è bene, insomma. Sì, dal punto di vista... Certo, ovviamente. Chiaramente è da tanto che non faccio i 90 minuti, ma insomma non è un problema, mi sono sempre allenato e non ho nessun problema, ecco. Ecco, da fuori, diciamo, perché l'hai vista finora da fuori, questo campionato di Serie B, Bologna è un campionato equilibrato, insomma, aspettiamo di... Sì, ancora una volta il campionato di B sappiamo che oltre ad essere lunghissimo e che... È sempre un campionato tosto, non sai mai chi puoi ritrovarti davanti o chi puoi ritrovarti dietro. Quindi fino all'ultimo non sapremo insomma, poi i veri valori delle squadre, anche se chiaramente si vedono durante la domenica. Però basta fare 2 o 3 vittorie consecutive che subito ti riporti, diciamo... scali delle posizioni importanti di classifica e al contrario se perdi è lo stesso. Rispetto all'anno scorso Cagliari e Crotone, le squadre di oggi in testa hanno 6-7 punti, secondo te è perché eravate veramente, c'erano 2 squadre fuori categoria tra virgolette per quella Serie B o è più reale il campionato di quest'anno? Probabilmente l'anno scorso eravamo, io parlo del Cagliari, avevamo una rosa veramente importante per questa categoria e diciamo tutti hanno remato dalla stessa parte, questo ha fatto sì che appunto anche partite insidiose però alla fine venivano risolte magari dalle individualità e diciamo quest'anno è un po' più equilibrato anche se il Verona comunque ha una rosa importante per questa categoria. Però ecco, le altre credo che siano, insomma, sono tutte lì e se la giocano e tutte possono ambire a qualcosa di importante. Questo Spezia con te, i nuovi che sono già entrati in campo domenica scorsa comunque e con tutti i tuoi compagni che hanno recuperato, che erano fuori per varie fortune, ha secondo me un 14-15 calciatori molto molto forti, secondo te può competere ancora rispetto ai playoff? No, sicuramente i playoff sono solamente a un punto, quindi la rosa dello Spezia è veramente importante e adesso che sono stati recuperati anche i giocatori che insomma erano reduci da infortuni importanti e che inizieranno a lavorare veramente con la squadra diciamo al completo, secondo me vedremo insomma uno Spezia ostico e duro da battere. Poi chiaramente questo sta a noi, mettere in campo poi la domenica quello che sono le nostre motivazioni e quello che facciamo durante la settimana. Però sono convinto che con la squadra al completo questo Spezia possa fare cose importanti. Poi sappiamo che fino alla fine non possiamo fare previsioni, però ecco, credo che possiamo darci degli obiettivi e sicuramente... quello di essere una squadra che veramente l'avversario per batterci deve fare non di tutto ma qualcosa in più. A proposito di Verona, Pecchia ti aveva messo in cima alla lista per parte vagante, aveva un suo pupillo probabilmente che ha visto anche in passato, poi ci sono state anche altre squadre che ti hanno seguito, forse avevi anche proposte dal punto di vista economico ancora più interessanti, insomma una decisione facile o insomma ponderata fino all'ultimo, perché poi si è risolta nell'ultimo giorno?
No, è stata una decisione ponderata, nel senso che comunque c'erano delle situazioni che poi non sarebbero dipese solo ed esclusivamente da me, ma dovevo tener conto anche di una società che appunto detiene il mio cartellino, quindi da parte mia c'è stata sempre da quando insomma mi hanno fatto capire che probabilmente in questi 6 mesi avrei trovato ancora meno spazio, c'è stata subito l'intenzione di andare a giocare e ritrovare appunto il campo per poter dimostrare che comunque in Serie A ci posso stare. E preso in considerazione tutte queste cose, la miglior soluzione, anche appunto dovuta anche al legame non solo calcistico ma anche diciamo affettivo a questa piazza, è ricaduta appunto sullo Spezia. Circa 20 giorni fa tu, amico a Siena, mi hai detto che vivevi solo a Spezia, vero? Ma non mi ricordo, non so neanche se è vero. Questo è un amico. Un amico che se la canta così, Non c'è bisogno di nemici. Con un amico così c'è bisogno di nemici. Se la canta così l'amico. No, però chiaramente se sono venuto qua è perché volevo venire qua. Quindi poi chiaramente insieme a tanti altri fattori, come appunto la disponibilità che ha mostrato la società nei miei confronti. Però ecco. Pensi che sia novembre che gli rompo le scatole. Sì. l'ho dovuto sopportare un bel po'. Lui, non posso più, ci va. Fatto qualsiasi modulo nei 2 anni a Spezia, insomma, con Bielsa uno, con Mangia. Prima, un altro, giocare accanto a Ferrari, quest'anno probabilmente te ne tocca un terzo, insomma, un po' la tua grande caratteristica, no? Sì. Non ho problemi a giocare, insomma, là davanti in qualsiasi ruolo, poi è chiaro ci sono ruoli in cui magari posso rendere di più e ruoli in cui posso rendere magari in maniera diversa, però non ho problemi, ecco, ad adattarmi appunto a quelle che sono le richieste del mister o comunque a quello che poi insomma serve alla squadra, ecco.